Adesso daremo la parola al presidente del CONI, Giovanni Malagò. Buongiorno a tutti. No, stai. Ho anticipato, visto che nel programma c'erano le conclusioni, mi sono inserito tra un panel e l'altro. Ho sentito il finale del tuo intervento, Francesco, e in parte mi hai rubato un'idea che volevo raccontare alle persone presenti. Penso che quel signore che è in fondo, Giulio Onesti, che io sempre, che ci guarda con quella fotografia incastrata tra i manifesti delle due Olimpiadi invernali e della, ahimè, unica Olimpiade estiva che salvò il CONI dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché venne qui per liquidare l'ente, poi scoprì che il CONI non era solo un istituto di emanazione fascista col culto del superuomo o della fisicità, ma era anche un luogo dove si organizzava e si promuoveva lo sport già a quei livelli molto bene. Penso che da Giulio Onesti fino ai giorni miei, passando per tutti quelli che mi hanno preceduto, Mario Pescante, Franco Carraro, Arrigo Gattai, Gianni Petrucci, probabilmente c'era una esigenza, una obbligatorietà, devo dire, in quello che sono non tanto le competenze, ma le necessità, le impellenze nell'ambito del ruolo del presidente del CONI che all'epoca non c'erano, che è in falsa riga quello che ha detto Francesco Ricci Bitti quando appunto era diventato presidente della Federazione Internazionale. E cioè, qui puoi essere un grandissimo esperto di sport, puoi essere un eccellente organizzatore, puoi essere una persona che ha opportunità di razionalizzare al meglio le risorse, tirar fuori dei ricavi inaspettati, possibilmente magari con attività, di marketing, di merchandising, tutto quello che è valore aggiunto, soprattutto dal privato che integra l'intervento pubblico dello Stato. Ma la verità è che qui dalla mattina alla sera devi combattere con quello che io chiamo, diciamo, abbastanza semplicisticamente, ma rendere l'idea ai pezzi di carta. E quindi, ammesso e non concesso che una persona ha la predisposizione o ha fatto degli studi sulla materia, è come se praticamente ti catapultassero in una specie di corso, di full immersion nelle problematiche di carattere giuridico a 360 gradi. E che peraltro diventano vitali proprio nell'ambito delle decisioni, delle responsabilità che tu hai. Lo dico con franchezza, quando io sono diventato presidente del CONI ho cambiato quasi tutta la prima linea delle persone che lavorano qui, cosa non banale perché essendo un ente pubblico, credo che ognuno si rende perfettamente conto che cosa significa questo, la complessità. Qualche scivolo, qualche prepensionamento, in qualche caso qualche, diciamo, giro di valzer interno, però ci siamo molto rafforzati. Adesso non so Soro dove è finito perché nel frattempo è stato nominato commissario straordinario all'Unione Italiana Tirassegno, peraltro il CONI supervisiona, sovrintende a 64 tra federazioni e discipline sportive associate. Tre di queste sono un CONI nel CONI, perché sono enti pubblici come siamo noi. Il Tirassegno, l'ACI e l'Euroclub. Un piccolo manicomio nel manicomio generalizzato. Tanto è vero che, ad esempio, in questo caso l'Aeroclub, che ha delle problematiche similari a quelle che abbiamo formalizzato adesso col commissariamento del Tirassegno, ha un potere di vigilanza di 7 ministeri. Ce n'è uno più di tutti, che è quello delle infrastrutture, ma sentito il parere di altri 6, così per rendervi l'idea, la peculiarità della questione. Ma non solo Francesco,
insieme all'epoca c'era il direttore generale Michele Uva, oggi diciamo in Federcalcio, nella campagna acquisti, anche se magari a lei la parola farà sorridere, coinvolsi Valeria Panzironi a occuparsi dell'ufficio legale, proprio perché andava puntellato tutto questo, e scherzando con lei, ma neanche troppo scherzando, tutti i giorni lei mi ricorda, dice: guarda, prima di prendere queste decisioni interpellami, chiamami, sentiamoci, fammi leggere, guarda se c'è una mia firma. E ha ragione, io lo so che ha ragione. C'è un problema, che qui si rischia praticamente dalle 8 di mattina alle 10 di sera, che più o meno questa è una giornata tipo che oggi noi stiamo vivendo all'interno del CONI, ma non perché siamo eroi, assolutamente, ma perché purtroppo questo è il livello degli impegni di quotidianità, almeno questo è, diciamo, come io interpreto, esercito il mio ruolo. Ogni giorno c'hai non so quanti casi su cui tu ti imbatti in questo tipo di problematiche. È chiaro che c'è un aggravante, primo perché siamo pubblici, primo, secondo perché siamo un mondo con 12 milioni di tesserati, cioè una roba pazzesca, tra federazioni e enti di promozione, 12 milioni. Secondo perché abbiamo 300 stakeholder, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio alla Regione Molise, dal Pallapugno, che è una disciplina sportiva associata, o la MOVA, che è l'associazione che coinvolge le medaglie d'oro olimpiche, con tutto quello che significa una cosa del genere. E, per certi versi è disarmante, ve lo devo dire con franchezza. È disarmante perché in un secondo ritieni che la cosa di buon senso è fare, diciamo, una determinata azione, prendere una decisione, poi scopri che invece tutto questo magari ti impatta con quello che sono scenari imprevedibili, e cioè che rischi di andare in fuorigioco. Quando dico fuorigioco intendo dire che la cosa è nella sostanza giusta, ma sotto il profilo della, diciamo, del diritto può essere sbagliato, ti esponi a un potenziale ricorso che hai grandissime possibilità di vincere, ma c'è sempre una grande area di rischio di perdere, e nel frattempo se lo perdi, in attesa che magari ti appelli poi al Consiglio di Stato, devi gestire, tra virgolette, politicamente e mediaticamente la problematica. Ma insomma, è tutto uno scenario che penso che quella generazione di dirigenti sportivi non sapeva neanche cosa fosse, oppure era proprio un'eccezionalità. Invece oggi diventa assolutamente una consuetudine. Ci si mette anche, senza mancare di offesa a tutti gli amici che ci sono al tavolo, perché sono gli eccellenti professionisti, peraltro complimenti a Università Europea, a Roma 3, di questo convegno, mi date anche a me gli accrediti, visto che in fondo, perché insomma poi vedo, ultima considerazione, tanti amici in sala, però ci si mette anche il nostro paese, e lo dico non da giurista, non da professore universitario, non da docente della materia, non da professionista come siete voi. Beh, è chiaro che c'è qualcosa che non va, non è che serve che lo dica Giovanni Malagò. Quando dico qualcosa che non va, insomma, quella macchina lì, insomma, è abbastanza inceppata. Quando dico la macchina intendo dire, insomma, le dinamiche che ruotano intorno, diciamo, al mondo della giustizia, che poi può essere ordinaria, penale, amministrativa, civile, quello che ti pare. Insomma, note che ci ricordiamo tanti casi che oggettivamente sono, insomma, privi di logica, sconvolgenti, che però al tempo stesso hanno condizionato e condizionano il nostro operato e soprattutto le nostre azioni. Francesco Ricibitti dice che l'esperienza più importante è stata quella di manager. Io non so se mi devo definire tale, ma sicuramente sono un imprenditore prestato a questo ruolo a 54 anni, catapultato nel pubblico, e quando fai l'imprenditore ovviamente hai una determinazione anche delle decisioni che prendi, sia sotto un profilo della velocità, sia sotto il profilo delle responsabilità,
che è completamente diverso da quello che racconto quando alle spalle c'è la fotografia di Mattarella, che ti impone un ragionamento mentale e istituzionale completamente diverso, perché a tutti gli effetti rappresenti lo Stato. Però noi abbiamo bisogno di questi incontri, abbiamo bisogno, consentitemi dire, di essere meno prigionieri di questi pezzi di carta, abbiamo bisogno di regole certe, abbiamo bisogno di professionisti che, lo dico anche scherzando, a un certo momento dicono sì, fallo, perché se c'è sempre un ma, un però, un forse, così siamo tutti capaci e non si va da nessuna parte. Così come abbiamo bisogno, scusate lo dico, e vedo molti, sono contento, molti giovani e molte giovani presenti in sala, perché ricordo a tutti che oggi fare giurisprudenza, laurearsi in legge, magari fare degli studi anche di una specialistica, di un master nella materia tradizionale, per me bisogna essere matti, quantomeno se stai a Roma, visto il numero dei colleghi che avete. Invece cosa è giusto o quantomeno è meno sbagliato fare è, insomma, specializzarsi in qualche cosa, ma questo vale anche per chi fa ovviamente economia, può fare professionista da commercialista piuttosto che il medico. Oggi è indispensabile avere una preparazione la più chirurgica possibile nel proprio curriculum vitae, a meno che, per carità, non c'hai un padre con uno studio meraviglioso avviato e ti dice sbrigati a arrivare perché ti do parte del mio lavoro. Ma se uno ha un suo percorso, diciamo, autonomo, bisogna essere bravi nel fare una determinata cosa, e indubbiamente la giustizia sportiva, lo sport, oggi rappresentano una domanda, cioè una richiesta nel mondo del lavoro che fino a qualche tempo fa non c'era, proprio per quello che vi ho raccontato prima, perché ormai è diventato proprio indispensabile avere una persona accanto a chi prendere delle decisioni. In questo caso vedi Francesco o il sottoscritto, che deve convivere con questo tipo di problematiche e distanze. Penso a Luigi Fumagalli, Francesco Ricibitti parlava del CAS, insomma, prima andare al CAS era proprio una cosa eccezionale, era proprio, insomma, un evento straordinario, un una tantum, doveva succedere l'ira di Dio. E praticamente andare al CAS è un po' come era me andare al TAR, cioè, scusate se ve lo dico, una barzelletta, senza mancare di rispetto per nessuno. Cioè, chiunque, mi spiace se è alzato Enrico Cataldi, chiunque oggi ha una problematica anche di un'unghia incarnita, andiamo al TAR. Fa riflettere anche questo, onestamente. Però, insomma, sono molto contento del livello di attenzione che hanno soprattutto le nuove generazioni a questi problemi, perché abbiamo bisogno di persone professionali. E poi io ho una specie di fobia, proprio di malattia, ed era il vero motivo poi perché ho sostenuto così la candidatura olimpica, perché penso che molte giovani, molti, diciamo, rappresentanti delle nuove generazioni avrebbero trovato uno sbocco professionale, diciamo, questa avventura. Per cui felice, orgoglioso che si parla di governo dello sport, ma insomma le sfaccettature sono infinite. È un'iniziativa che oramai sta diventando una bella tradizione, poi col supporto anche di presidenti di federazione, di avvocati, di giuristi che sicuramente per primi, scusate se ve lo dico, una cosa è che vedono gli argomenti dall'altra parte a scrivania. Se potessi, ognuno di voi lo inviterei di qua per rendersi conto e per capacitarvi veramente, diciamo, sul concreto, sul campo di battaglia, sull'esperienza, perché poi questi sono testi meravigliosi. La nostra rivista è sicuramente un'eccellenza, una delle tante tematiche d'orgoglio del sistema del Comitato Olimpico Nazionale. Poi però c'è una cosa che è poi quella che Francesco ha raccontato, appunto, con la professione, diciamo, la quotidianità, e che, credetemi, presenta spesso e volentieri delle situazioni che tu ti rendi conto che non sono codificate da nessuna parte, che scopri che
lo statuto a cui fa riferimento in effetti è sbagliato, ma ti devi confrontare con quello che è l'esistente, che non c'è una giurisprudenza, che probabilmente si rischia troppo l'interpretazione di un signore che speriamo che veda le cose con la giusta sensibilità, se no vai a fare una frittata clamorosa e pregiudichi anche tutto quello che di buono fai da altre parti, perché oggi questo è il dato di fatto. Grazie, poi siamo al mese di dicembre, Natale, felice 2018, insomma sono contento che tanta gente oggi si avvicina, penso che comunque al di là delle necessità professionali che ognuno ha, penso che c'è anche da parte di molti, qualcuno lo conosco bene, c'è anche passione, perché penso che questa materia, e concludo, insomma la tratti, parlo lo sport, magari molti di voi sono ancora atleti, fanno sport quotidianamente, l'hanno fatto, hanno un genitore, hanno un punto di riferimento, però penso che la si fa comunque con, consentimo, una sensibilità, io dico una passione diversa rispetto a quello se tratti, che ne so, uno sfratto di un condominio piuttosto che un problema, diciamo, di un rimborso civile di un'associazione, una società che magari si occupa, non so, di tubi di acciaio o piuttosto che, non so, di lamierati, ecco, questo ti vuol dire, insomma lo sport è una materia che non si può mai trattare in un modo freddo, ma sempre, diciamo, col cuore, con la pancia. Grazie. Sì, riprendiamo allora.